Si è nascosta, dopo un po' mi guarda e gli fa alla persona che mi accompagna, che l'ha accompagnata, gli fa: mamma, ma mamma, guarda qua, ma mamma ha le rotelle. Perché per lei la cosa più evidente era che avevo le stesse rotelle che aveva la sua bici. Da qui prende il titolo il libro di Sofia, una mamma aretina che ha voluto scrivere in questo testo gli ultimi 4 anni della sua vita da quando è arrivata la diagnosi di sclerosi multipla. Era una domenica ed ero stata in giro tutto il giorno con la mia famiglia, come sempre. Poi ero stanca, cosa che mi succede da quando avevo 18-19 anni. Spesso e volentieri mi sentivo stanca, però, sai, single, 3 figli. Quella sera invece le gambe hanno deciso che non si muovevano più. Io non le sento le gambe fisicamente, tecnicamente non le sento, cioè rischio di scottarmi tutte le volte che faccio una doccia o cose del genere perché non ho sensibilità. Il libro, che ha già venduto tantissime copie nella versione ebook e che presto sarà anche in versione cartacea, non è soltanto un diario poi trasformato in versione romanzo, ma è soprattutto un messaggio per chi vive lo stesso problema e per chi comunque deve superare un ostacolo. Cioè, è vero che abbiamo magari una sedia e ci spostiamo con la sedia, però c'è chi si sposta coi tacchi e ha mal di gambe, c'è chi si sposta, che ne so, con le scarpe da ginnastica e poi ha mal di schiena. Certo, in caso ho bisogno di un aiuto, c'è una persona che grazie al progetto Vita Indipendente mi aiuta un tot di ore a settimana. Se ho bisogno all'interno dell'università ho il tutor che mi sposta dove non riesco a muovermi da sola, però si supera. E da tutto ciò, chissà che non si possa realizzare addirittura un sogno nel cassetto. Io e mia figlia, la piccolina, abbiamo il progetto di fare il giro del mondo. Sono stata brava, non me lo dico, però alla fine una pacca sulla spalla ogni tanto bisogna darsela. Io ho un'amica che dice sempre che noi donne siamo bravissime a sottovalutarci. Ecco, ogni tanto invece magari fa anche bene dire: sì, l'ho scritto io, è la mia storia, sono orgogliosa anche degli errori che ho fatto, se ho fatto degli errori, perché comunque mi hanno fatto arrivare a essere oggi quella che sono e magari quello forma un po' tutto.